Oggi pomeriggio ho preparato queste deliziose brioche che, oltre ad essere buonissime, hanno anche un aspetto veramente invitante. Andiamo a vedere come si preparano, quali sono gli ingredienti e il procedimento per realizzarle insieme con il vostro Messier Cuisine Connect o con il Messier Cuisine Plus. Devo dire che è un procedimento molto veloce, quindi seguite il mio video e lo scoprirete. Gli ingredienti per realizzare le nostre brioche sono 7 g di lievito di birra fresco, 200 ml di latte, 500 g di farina 00, un uovo, poi 50 g di zucchero, 50 g di burro e un pizzico di sale. E per il ripieno delle brioche utilizzeremo 50 g di burro, 40 g di zucchero e un po' di cannella. La prima cosa che andiamo a fare è mettere nel boccale il latte e lo zucchero in lievito. Latte, zucchero, lievito ovviamente sbriciolato e andiamo ad impostare 2 minuti 37 gradi velocità 1. Mettiamo poi la farina e l'uovo. Farina e l'uovo. Ed impostiamo la funzione automatica impastare per 2 minuti. Non mettiamo ancora burro e sale, come vedete. Impastare. Portiamo a 2 minuti. E diamo il via. Nel frattempo avremo fatto il burro a pezzettini. Andiamo a mettere il pizzico di sale. Mettiamo circa metà del burro. Andiamo ad impostare di nuovo la funzione impastare, stavolta per un minuto, e diciamo a metà di questo minuto metteremo l'altro burro inserendolo dal foro. È terminato, adesso lo andiamo a mettere in una ciotola, lo mettiamo a lievitare fino al raddoppio, comunque un minimo di un'ora, un'ora e mezza, e poi ci vediamo per la stesura delle nostre brioche. Sono trascorse le 2 ore, l'impasto è lievitato all'interno della nostra ciotola, guardate com'è bello, è proprio cresciuto molto, lo andiamo a mettere sul piano in legno. Adesso andiamo a lavorare l'impasto e andiamo a stenderlo fino a formare un rettangolo. Ci aiutiamo un po' anche con le mani per dare la forma. Nel momento in cui il nostro rettangolo è formato, andiamo a spennellarlo con del burro a pomata. Spennellatelo bene tutta la superficie.
Il burro è spalmato, adesso andiamo a mettere un po' di cannella nello zucchero. Diamo una mescolata. Poi spolverizziamo la superficie del nostro quadrato con lo zucchero. Finito di cospargere di zucchero la superficie del nostro rettangolo, cominciamo ad arrotolarlo lungo la linea più lunga. Facciamo, diciamo, un arrotolamento molto stretto, che poi l'effetto finale della brioche sarà più carino. Ecco qui, termino di arrotolare bene. Mi aiuto, sposto un pochino anche il rotolo verso di me, perché adesso andrò a tagliare le brioche, facendo dei trapezzi, diciamo, o dei triangoli con la base un po' larga, in questa maniera che vi faccio vedere. Partiamo da qui e faremo così e così, così e così. I nostri trapezzi sono pronti, adesso andiamo con un cucchiaio di legno a dare la forma. Procediamo in questa maniera. Prendiamo il nostro trapezio, mettiamo al centro un cucchiaio di legno e andiamo a spingere verso il basso. In questa maniera. Sempre un po' con le mani. Dovete spingere parecchio, altrimenti la forma non viene bene. Terminata questa operazione, andiamo a prendere una teglia ricoperta di carta da forno, posizioniamo all'interno i nostri trapezzi, le nostre brioche, e le mettiamo a lievitare per 30 minuti. Le brioche sono in teglia, ci vediamo tra mezz'ora. Le nostre brioche hanno lievitato ancora, come vedete, adesso le andiamo a spennellare di latte. Nel frattempo abbiamo messo il forno a preriscaldarsi a 180 gradi in modalità statica. Spennelliamo quindi di latte le nostre brioche, tutte con cura. Poi diamo una piccola spruzzata di zucchero, ma proprio leggera leggera. Inforniamo per 20 minuti. Le nostre brioche sono pronte, le ho appena sfornate, hanno un profumo delizioso, adesso le vado a spolverare con zucchero a velo. Eccole pronte, finalmente sono bellissime oltre che super buone e ideali per la colazione, sicuramente anche farcite con Nutella, marmellata, con quello che più vi piace. Spero che il profumo di queste brioche arrivi fino a voi e vi invito a seguirmi sul mio sito www.messiericiatte.it. Vi invito anche ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, ma soprattutto vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube In Cucina con Messier. Buone brioche a tutti!